tutti. Per fortuna nell'ultimo weekend ho avuto modo di provare un po' meglio la beta e tutte le classi, registrando anche un pochino di gameplay. Cominciamo col barbaro. Come quello nel precedente Diablo 2, questo personaggio è nato per il combattimento corpo a corpo e può impugnare fino a due armi contemporaneamente, quindi una per mano. Le abilità speciali non sono altro che delle varianti di attacchi sulla corta distanza e alcuni di essi consumeranno la furia, che si rigenera quando i colpi vanno a segno. Considerando che quest'ultima si prosciuga gradualmente quando non si combatte, si potrebbe dire che questa classe predilige il contatto fisico ed è votata all'attacco. Quindi, se preferite uno stile di gioco aggressivo e temerario, il barbaro fa per voi. Here's the key, and my mother. Thank you. Eden came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his wake. The shadows close in on Tristram once again, but like Eden, I'll be gone before they fall. Charging. Another poor soul. Tristram Cathedral. The fallen star lies within. This is where the star fell. Questa classe predilige il combattimento da lontano, infatti i suoi attacchi speciali hanno bisogno di un'arma che colpisce a distanza, tipo una balestra o un arco. Il Demon Hunter, o cacciatore di demoni, ricorda un po' l'Amazzone di Diablo 2, sebbene sia una classe diversa, ha delle abilità in comune, eseguendo tiri speciali con dardi e frecce. Tuttavia, questo personaggio ha una particolarità. Invece del mana, due tipi di energia differente e l'uso di ogni abilità consumerà l'una o l'altra. Per esempio, piazzare delle trappole per rallentare e danneggiare i mostri che ci passano sopra consumerà disciplina, mentre per lanciare delle lame ci vorrà l'odio. Quindi, per sfruttare al meglio questo personaggio, ci vorrà un giusto equilibrio di gestione delle due energie. Concludendo, se preferite gli attacchi a distanza e un approccio un po' tattico, il Demon Hunter farà il caso vostro.
My strength is back. The grotesques may seem slow and senseless, but they hide many dangers within their hideously malformed bodies. A set of spikes lurks beneath. Questa classe mi ha suscitato molto interesse come tipologia particolare ed insolita. Anche il monaco predilige gli attacchi ravvicinati, ma non a contatto di lame, proprio a contatto di pelle. Sì, perché la sua arma è il suo corpo. Le sue abilità sono per la maggior parte attacchi fisici di tipo marziali, sferrati con pugni e calci, ed alcuni di essi consumeranno lo spirito. Questa classe è molto divertente da vedere in azione ed è un'ottima alternativa ai classici personaggi stereotipati per il combattimento ravvicinato nei giochi di ruolo. I'm carrying too much. Il Wizard è il classico mago che non può mancare in ogni buon gioco di ruolo. Devastante negli attacchi magici sulla lunga distanza e debole nel combattimento ravvicinato. Come al solito le sue magie consumano il mana, che si rigenera gradualmente. Quindi se vi piace attaccare i nemici standovene al sicuro, sapete chi scegliere. Sorry. You are helping them. You don't need to be sorry. Mera, my love, forgive me. Still waiting. I couldn't have done this without you. I'm in your debt. My name is Hedrig Amon. Well, Hedrig,
Deckard Cain told me... Akan, you'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. There's a big pack coming this time. Stand your ground! Concludendo, dopo aver avuto modo di provare questa beta, posso dire che feeling è ottimo. Da fan di Diablo 2 non mi sono trovato a disagio, anzi tutt'altro. Le meccaniche di gestione delle abilità del gioco in generale sembrano un po' più automatizzate e quindi risultano più semplificate rispetto al precedente capitolo, il tutto però senza togliere quella libertà di gestione dei propri PG. Detto questo, non mi resta che aspettare il 15 maggio per poter finalmente passare interminabili ore a giocare a questo capolavoro annunciato. Ciao! High priests in Korath.